causa della, ci possiamo attestare tale energia corrispondente all'energia che al sole sempre arriva, se, che dal sole arriva sul deserto, se cominciamo ad intrecciare. Allora, perché tutta questa polemica? Perché ci siamo comportati in questa maniera? Siamo arrivati a superare dei limiti nell'egoismo delle sorgenti esauriti e fosse. Quindi, se stiamo superando, se stiamo cadendo in un baratro energetico, non si capisce perché, ma la risposta che dobbiamo dare è usiamo queste energie rinnovabili, energie tecnicamente non le chiamare. Ma c'è un altro problema legato, sono tanti problemi collegati. Se usiamo le energie rinnovabili, insieme alle energie dobbiamo sempre, dovete sempre imparare ad associare cose che si fanno da energia e materiale. C'è anche un problema, ogni volta che facciamo delle trasformazioni di energia, usiamo dei materiali oppure distruggiamo dei materiali. Se bruciassimo tutto il petrolio, stiamo distruggendo il petrolio, non ce ne sarebbe più, finisce il petrolio, ma il petrolio lo usiamo anche per altri scopi, tutti i lubrificanti e così via. Amici, non possiamo permetterci il lusso di bruciarlo tutto, perché poi ci mancherebbero tanti, le segne sono i plastici, non avremmo neanche le panze. Dovete sempre considerare che a fianco tutte queste cose si stanno facendo scomparire dei materiali, se ne facciamo uso indiscriminato delle sorgenti rinnovabili, se bruciamo tutto il gas, la stessa cosa, non potremmo produrre i vetri, l'ammonica, se bruciamo tutto il carbone, ci sono molti dei solventi, non li potremmo più produrre, vedete questa cosa? La stessa cosa, se volessimo andare avanti con la fusione nucleare, occorrerebbe per costruire le macchine, dovremmo usare queste macchine, tanto di quel litio, che scomparirebbe il neanche non si dica. Se invece usiamo le fonti, certe fonti rinnovabili, facciamo un gioco, diciamo, ma allora le fonti rinnovabili si risolvono questo problema, stiamoci attenti, perché se volessi soddisfare tutte le mie esigenze energetiche con una e soltanto fonte di energia rinnovabile, scopra che cosa, se volessi fare tutto le mie esigenze le faccio a livello globale, mondiale, lo faccio con l'eolica, ma guardate che nelle pale dei rotori delle pale ci sono degli elementi che si chiamano terre rare, che se facessi tutte le cose, sono elementi che stanno scomparendo. La stessa cosa, se volessi fare tutto con il fotovoltaico, è bellissimo, ma per la produzione di fotovoltaico ci vorrebbe tanto di quella, di che cosa? Di quella serie, che le riserve mondiali non ci sono. Dobbiamo stare attenti quando progettiamo il futuro, anzi anche esso sia rinnovabile. Insomma, potremmo generare la scomparsa di elementi. Questa è una tabella periodica dove gli elementi segnati in rosso sono elementi in via di estinzione. Come esistono delle specie, tutti ci preoccupiamo, oddio, scompare una specie biologica, dovremmo preoccuparci, sono anche tanti materiali che sono in via di estinzione. Invece per quanto riguarda l'idroelettrico, la geotermia e soprattutto e anche il sole termodinamico, le cose vanno leggermente meglio, non ci sono problemi di materiale. Stiamo superando dei limiti nella disponibilità dei materiali, quindi quella cosa che vediamo, la risposta da dare è che, signori, se vogliamo costruire un mondo, lo dobbiamo costruire sulla rinnovabile, ma dobbiamo necessariamente usare un mix di sorgenti rinnovabili e un mix di tecnologie, altrimenti il baratro ci aspetta comunque. L'ultima considerazione, sempre dal punto di vista scientifico, stiamo crescendo con i nostri problemi, con i nostri consumi energetici, se cresciamo, questa è una specie, il tasso di crescita degli Stati Uniti dei consumi energetici è qualcosa come il 2,9%, se lo faccio annuo, e questo si traduce in una crescita esponenziale, se ne faccio un grafico, pure con un tasso di crescita dei consumi energetici del 2,3%, scopro che sostanzialmente se dovessi crescere sempre in questa maniera, in qualcosa come 250 anni, 250, 345 anni, ci sarebbe nemmeno l'energia, tutta l'energia che viene dal sole non sarebbe comunque sufficiente, nemmeno qualsiasi fonte di energia rinnovabile non è sufficiente per la nostra sede energetica. E che significa? Che, signori, se vogliamo essere ecosostenibili dobbiamo per forza
diminuire i consumi energetici. Queste tre cose ci vengono a considerazione, diciamo, scientifica e tecnologica. L'ultima cosa è questo più che altro, per farmi fuori un po' le considerazioni scientifiche. Nel mondo come si sta a rispondere? Benissimo, allora si risponde, costruiamo mega progetti, allora la grossa industria costruisce mega progetti, questa cosa è un esempio di mega progetto, un progetto che si chiama Desert. Inoltriamo tutto il nord Africa, andiamo via alla conclusione, poi risponderemo su questo deficienze. Poi lo sono in questa prima parte, solo pensare perché. Si risponde con mega progetti, progetti in cui solo la grossa industria può partecipare. Una cosa del genere è completamente, è completamente al di fuori, diciamo, dal controllo delle comunità e della piccola e media industria. Quando dovete pensare che non c'è niente di più che dell'energia rinnovabile che è legata ai territori, e questa è la grossa differenza con il fossile e con l'economia fossile. Le sorgenti rinnovabili sono estremamente legate ai territori, quindi se bisogna fare qualcosa, degli sviluppi, delle industrie, per un'economia, deve necessariamente partire dal territorio. Questa è la grossa opportunità. Non si possono fare macro progetti perché andremo contro un'altra storia. Stiamo passando un altro limite che è quello dell'equità. Ecco, vedete, quindi se vogliamo invece restituire equità al sistema utilizzando le rinnovabili, dovremmo costruire tutto un sistema basato sulla microdistribuzione. Ed è chi ha introdotto e cercato dei numeri sul fatto che stiamo andando verso una microdistribuzione, che dobbiamo per forza andare su una microdistribuzione. L'ultima cosa è che dobbiamo uscire da questo sistema economico che è basato sul fossile, in cui è la macroindustria che controlla il gas, perché come sono i territori che devono essere gli elementi centrali, e quindi queste due parti sono segnate in rosso, ed è su queste due parti, dal mio punto di vista, deve lavorare e i decisori politici, gli amministratori locali, gli organizzatori territoriali, su questi due punti devono lavorare, devono fornire, devono far nascere le progettualità locali per far sì che veramente le rinnovabili siano usate in maniera corretta. Cioè, questo, volevo dare questo quadro iniziale, poi successivamente parleremo di efficienza, di quello che accade sul territorio locale. Questi elementi di base essenziali per avere a che fare, per cominciare a impostare un discorso più o meno corretto sulle rinnovabili. Siano dei discorsi appunto eccessivamente alti, quindi appunto come dire quasi accademici, per cui dobbiamo impegnarci perché queste sono delle necessità etiche, delle necessità macroeconomiche, e dicendo ritorniamo più con piedi per terra e andiamo non lontano, diciamo, da qua, dal punto di vista chilometrico, insomma, dipende dalla strada, insomma, andiamo a Villa Puzzo e sentiamo appunto il racconto appunto del sindaco, che negli ultimi anni lui, oltre ad essere sindaco appunto di Villa Puzzo, è anche un esperto di energia, perché da anni lavora in questo settore, anche proprio materialmente, è un ingegnere, ha lavorato anche qua sul territorio, quindi conosce bene le questioni di cui ci parlerà. E in particolare adesso ci racconta qual è concretamente che cosa ha realizzato nel suo comune per dar vita a un progetto incentrato sulle rinnovabili, ma non solo, anche sull'efficienza energetica, sfruttando proprio quello che si diceva all'inizio, cioè anche una serie anche di opportunità che sono date anche dal patto dei sindaci, anche da finanziamenti e via dicendo, creando un sistema che funziona, produce e che sta cominciando ad avere un valore anche economico. Prego. Grazie naturalmente, grazie a tutti. Aggiungo due cose: mi fa piacere essere qui anche perché io ho passato 5 anni della mia vita in Iglesias, dai 14 anni ai 19 anni, per poi occuparmi, diciamo così, di altre parti, di altre questioni. Diciamo che in questo territorio più delle volte io
intervengo come esperto, oggi invece intervengo come un amministratore che si occupa di politica energetica, e credo che questo sia proprio la differenza, e soprattutto sia sempre più necessario cercare di ragionarne bene insieme a partire dalle comunità locali, convinto come sono che questo debba diventare uno dei punti fondamentali della prossima agenda politica regionale. Perché dico questo? Mi ricollego alle cose che diceva il dottor Daguano, soprattutto quando rafforzava il concetto alla fine del suo intervento sul ruolo dei territori. Partiamo proprio da qui. Io come esperto sono uno dei pochi che hanno firmato dei progetti, anche eolici importanti, ma progetti che si rifanno alla legge Bersani del 79 e al concetto di fondo che la ispirava, che era quello dell'autoproduzione. Parlare di autoproduzione è una cosa, parlare di rinnovabili tout court, e poi lo vedremo, soprattutto con i numeri, vuol dire anche parlare di speculazione, ed è quello che è successo, e dopo lo analizzeremo proprio nei minimi dettagli, considerato che i numeri li conosco molto molto bene. E quindi da un lato l'autoproduzione, dall'altro lato appunto il ruolo dei territori e il ruolo fortemente innovativo delle rinnovabili, che dovrebbero appunto portare ad una vera e propria rivoluzione anche infrastrutturale, se volete, consentendo quella che era la microgenerazione. Se volete, il modello a tendere che ispira questi settori deve essere quello finale, per intendersi, di internet. Nel giro di 30 anni nel mondo delle telecomunicazioni si è passato dai mainframe direttamente poi al fatto che in ogni luogo, in ogni punto di connessione vi dovesse essere generazione e fruizione dell'informazione. Il modello a tendere che dobbiamo vedere noi sotto il profilo energetico è un altro, e non perché l'abbia detto Rifkind, ricordiamoci, ma perché è un modello che affonda nell'ambito della termodinamica, quindi da prima che venisse fuori questo. Queste cose qui sono all'interno della scienza, basta conoscere i principi della termodinamica, ci si basa su questi e poi si organizzano le politiche. Il fatto è che molte volte ci si occupa di politica e di cose anche estremamente importanti senza sapere assolutamente di che cosa si sta parlando. Ruolo dei territori. Allora, 13 anni fa, esattamente nel 2000, io assieme a Luigi Filippini fondammo Energit. Qualcuno si ricorderà di Energit. Era la prima società sarda, la quarta società in Italia, che si era occupata di intervenire nel mercato libero dell'energia. Dopo Enel e dopo Edison, noi che avevamo la sede a Pirri, siamo entrati nella borsa elettrica francese, Power Next. Dopo sono venuti tutti gli altri. Quindi la terza società in Italia, ma vi faccio presente che Edison era già posseduta in parte da EDF, quindi sostanzialmente era già sul mercato elettrico francese. Essere sulla borsa elettrica francese voleva dire essere sulle borse elettriche comunque che riguardavano l'Europa. Il tutto per dire che è assolutamente importante coniugare l'elemento dell'innovazione con l'elemento della competenza, delle conoscenze e quindi anche delle visioni politiche. Sostanzialmente il discorso delle rinnovabili